ragazzi, siamo Virgo Alice, bentornati sul nostro canale. Oggi reaction ad Alta Infedeltà. Eh sì ragazzi, perché ce l'avete chiesto in tantissimi. Siamo abbonati da una vita a Discovery, ma non abbiamo mai portato una reaction. E che oggi schifo. Sarà la prima volta. Vi chiediamo scusa se ogni tanto sentite qualche moto, qualche, non so, rombo, qualche tir, Transformers, ma non riusciamo proprio a chiudere la finestra. Non abbiamo ancora i condizionatori, stiamo morendo di caldo, ma molto presto compreremo i condizionatori. Siamo ancora poveri ragazzi, abbiate pazienza. Raga, comunque io ci tengo a dire che non so nulla di questo. Cioè io non so neanche la trama. So solo che ci si... appunto, so solo che c'è un tradimento. Penso che sia la so... Ecco, quando c'è gossip Alice. Sì, dai, sì. Vediamo un po'. Ci sono amori che durano per sempre. Ho voglia di vederti. Non posso con lui. Alta infedeltà. Vabbè, qua ci bloccano il video. Però è bello il logo, bello, mi piace. Poveretta, dai. Linda e Fabrizio sono di Bergamo e hanno entrambi 33 anni. Praticamente questi due sono di Bergamo, hanno 33 anni. Tutte e due. Ossessionato dal controllo lui, amante dei viaggi e della libertà lei. Ah, vedi, lei è una libertina come te. Mi piace io dire. Non sono libertina in quel senso che dici tu. Libertina vuol dire una... Libertina è una che le piace, sai... Ah, io pensavo libertina una che va sempre in giro. Passare da fiore in fiore per ah, non dire altro. No, non lo sapevo, non lo sapevo. Il momento in cui l'ho vista, guarda, non ho capito più niente. Che carino. Ho già capito, lui è il cornuto. Ma che strano, ma guarda che non c'è da ironizzare. La gente soffre per questa cosa, tu ironizzi. Se fosse lei la cornuta direi la stessa cosa. Dopo l'università io ho trovato subito lavoro nell'ambito poi che preferisco, che è quello dei giochi di ruolo, insomma, la mia più grande passione, sì. Giochi di ruolo? Sì. Ma stai riprese qui loro, ti riprendono così. Sì, sì, ma non... Guarda come fa lui. Poi arriva la notizia del lockdown. Mi sono trovata chiusa in casa H24 con Fabrizio. Comunque un sacco di persone hanno avuto questo problema, che si sono lasciati dopo il lockdown, eh? Madonna mia, se io ti avessi dovuto lasciare per colpa del lockdown dopo una settimana con tutto il nervosismo che mi hai fatto. Tesoro, tu eri una palla al piede. Sì. Stava veramente mancando troppo una parte della mia vita e sono cominciati i casini. Lei voleva uscire, andare a ballare, voleva... No, amore, anch'io ho sofferto durante la quarantena, però lo sai. Ma non no, è che... Ascolta, non è che se i tuoi interessi sono diversi ma da quelli no, delle ma donne, perché allora voi... i tuoi sono migliori. No, perché voi no, dovete piantala. Fare... La convivenza forzata. Ragazzi, qui c'è scritto 19 marzo, ma il lockdown è entrato l'8, dopo 10 giorni neanche. Era un amore vero. Avendo tutto questo tempo a disposizione, potevamo anche decidere di fare più spesso l'amore durante il giorno. Ma lui non voleva magari, sicuro. Perché saltarmi addosso di giorno quando potevamo fare altro? No, 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 questo non lo accetto. Mi dissocio assolutamente da... No, 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 com'è possibile che abbia... Dai, no. È importante in un lockdown darsi delle regole, essere precisi, se no c'è il caos. No, caro Fabrizio, questa è malattia però, essere schematico, lui per forza di sera... Qua, io vedi, do ragione stavolta a lei, perché non è che bisogna essere schematici per forza a una certa ora di sera sotto le coperte. Se uno ti salta addosso, figlio mio, come lei gioca ai giochi di merda a cui vuoi giocare tu, anche tu devi accontentare lei. Si fa un po' e un po', non puoi decidere sempre tutto tu. Praticamente noi avevamo un menù dal lunedì alla domenica. Se non sbaglio, il lunedì ci doveva essere tipo una cosa come il kebab, il martedì e la domenica la pizza, perché lui ama tantissimo la pizza, però... Mercoledì ti andava la pizza? No. O il martedì o la domenica. Beh, però è figa come idea. No, non è un'idea brutta. È figa perché così... Secondo me sai... Vai, dimmi, scusami. No, sai anche cosa devi comprare a fare la spesa. Sì, questo è giusto. Magari secondo me lui si arrabbiava se... Non no, rispettavo. Così non ce la farei a vivere. Ah, con uno così non manco 10 giorni vivrei. No, io non durerei, no. È finalmente arrivata la serata pizza. Quando il fattorino della pizzeria di zona si presenta alla porta, Fabrizio è in una videoconference di lavoro. Ok, hanno ordinato da mangiare, lui è in videoconferenza, quindi risponde lei al citofono. E qui c'è il tradimento col fattorino delle pizze, come non nei migliori... Mi piacciono queste cose. Sì, come nei migliori siti... Da... Prendo queste pizze, però rimango anche un po' dispiaciuta del fatto che lasciassi questo ragazzo alla porta con tutta l'acqua addosso, insomma. Mi sono sentita di andare a prendere un asciugamano per farlo asciugare almeno un pochino. Era proprio quello di cui avevo bisogno in quel periodo di solitudine. Ah, pensavo, di un asciugamano aveva bisogno. Anch'io! Non ha senso il montaggio. Cioè...
ho pensato di prendere l'asciugamano, era proprio quello di cui avevo bisogno, quel periodo di solitudine. Ma io ero in questa call di lavoro infinito e sento Linda ridere all'ingresso. Ho detto, ma è diventata matta? Oddio, come si permette a ridere? Cioè, è pazza! Inaspettatamente si toglie anche il kiwi, la maglia, insomma... Vabbè! Ma dai, ma quanto è fake sta cosa? E poi fa per ridarmi l'asciugamano. Io non mi sono sentita di prenderlo perché avevo paura del Covid, quindi gli ho detto, non ti preoccupare, lo puoi tenere. Ma poi scusami, no? Tu ti togli la maglietta, il kiwi bagnato, ti asciughi, poi ti rimetti la roba bagnata, ti dovrebbe dare anche dei vestiti. Ma poi davanti lì, così davanti a tutti, cioè, ma vai in bagno. Il fatto sta che io ci tenevo a ringraziarla lei e ci tenevo anche a ridarle l'asciugamano, perché l'asciugamano era il suo. Ah, è già, l'unico modo per contattarla è aspettare un nuovo ordine. E quindi lei, amore, domani pizza. E no, c'è la lavagnetta, domani c'è kebab. Amore, ma domani... Ecco perché le litigate. Ma domani voglio la pizza. Ma se c'è il kebab domani, no, niente pizza, si mangia kebab. E quindi questa qua poveraccia doveva aspettare. Poi pensa tipo, amore, ho fatto un cambio, niente pizza per 2 settimane. No, cazzo. Per ringraziare Linda, Pierluigi dovrà aspettare il nuovo ordine della pizza, che nella meticolosa organizzazione di Fabrizio capita nella domenica seguente. No. Sapevo! Vedo il ragazzo delle pizze con le pizze e una busta con dentro un asciugamano. Sei rimasto un po' deluso, perché ci tenevo a ringraziare lei di persona. Beh, è un po' un infamello. Neanche ho chiesto spiegazioni a Linda, ho detto perché il ragazzo delle pizze ci riporta asciugamani adesso. Gli ho spiegato insomma la dinamica del martedì scorso. Vabbè, un atto buono, è stata gentile. Molto gentile è stata. Molto gentile, ha dato un asciugamano a un povero Cristo bagnatissimo. Ma no, adesso sta dicendo così perché lui col seno del poi. Certo, lui ha capito. Il giorno dopo Pierluigi continua a pensare all'occasione mancata e decide di scrivere a Linda per ringraziarla. Per un asciugamano ancora. Avevo il suo numero, perché avevano fatto l'ordinazione tramite quel numero. Illegale, sì. Mi arriva un messaggio e mi accorgo che era un link di uno streaming musicale e mi sono allontanata per ascoltare questa musica. Hai capito che furbacchiona? Non c'era malizia dietro questo gesto. Io volevo sinceramente ringraziarla e basta. Ma cosa, non c'era malizia? Come? Ma come? Cosa, tu vuoi ringraziare una mandandogli una playlist di canzoni? Come puoi dire che non... Come puoi dire non c'era malizia? Se non ci fosse stata malizia, tu quando ti ha aperto la porta il suo fidanzato, gli avresti detto: puoi ringraziare tua moglie, la tua fidanzata, sì, esatto, quello che è, per avermi dato questo. Quello, se non ci fosse stata malizia. Non andare a prendere il numero di telefono dalle ordinazioni. Sai e scrivere, mandare una playlist. Abbiamo cominciato a chattare, ma del più e del meno, cioè sempre con tematica la musica. Perché ridi? Ma mi fa ridere, perché, cioè, mi fa ridere proprio che lei racconti questa cosa con vanto. Cioè, lei sembra proprio, ah sì sì, ma perché... Io non lo racconterei. Ma, cioè, ma io mi nasconderei a raccontare una roba del genere. Cioè, mi vergognerei di dire che come ho tradito. Messaggiavo con un altro mentre ero fidanzata. Vabbè. Poi una sera stavo chattando con lui e mi stavo per fare un bagno caldo. E non scatta la foto, hot. Ho mandato una foto della mia gamba nella vasca. E io lì non ce l'ho più fatta. Io mi sono sentita senza malizia. Ero già a mio agio, stavo nella vasca. La cosa stava facendo eccitante e ho cominciato a toccarmi. Ma si vanta. Ma io sono un attimo sconvolta. Si vanta da quello che ascolto. Cioè, ma questo è questo. Ma nasconditi. Cioè, io mi nasconderei. Quella lo dice proprio, lo racconta. Si vanta. Mi sta venendo caldo. È veramente un chiodo fisso. Quasi da non dormirci la notte. Come ha cornificato l'altro, cornificherà pure te un giorno. In effetti. Sappilo. Pensa se stanno insieme. La voglia era sempre un crescendo e quindi siamo arrivati a un punto in cui abbiamo deciso di incontrarci fisicamente. Ah, supermercato. Linda, che solitamente pigra quasi quanto me, aveva cominciato a correre. Ecco cos'erano tutti quei runner durante la quarantena. Tutti traditori. Ah, ho capito ora. Era un po' un casino il vedersi per via delle restrizioni, per cui per lei sarebbe stato un problema venire a casa mia per via dell'autocertificazione. Mamma mia. Consumare la nostra voglia al parco per me era una cosa nuova, eccitante, l'idea anche che ci fosse qualcuno che poteva vederci. Cioè, tipo quindi l'hanno al parco. Ma scusa, ma lasciare il suo fidanzato e mettersi con lui non era molto più ma magari durante la quarantena sarà difficile. Ah, è vero, poi doveva stare lì, è vero. Pensavo che sarebbe stata l'unica volta, cioè tipo, ok, mi voglio togliere lo sfizio. Lo sfizio. Cioè,
Mi tradire adesso è diventato uno spezzettino. Non mi sentivo completamente a mio agio, non mi sentivo completamente al sicuro. È andato bene, tra l'altro, che era marzo-aprile, che le temperature erano già abbastanza... È vero, è vero. Penso se gli capitava d'inverno sta roba. A gennaio. Entrambi non perdono occasione per vedersi, anche solo attraverso uno schermo. Però scusa, è possibile che lui non si rende conto, il fidanzato, che c'è qualcosa di diverso? Ma quello stava giocando ai giochi di ruolo, non capiva. Un giorno sono andato al bagno e l'ho trovata che faceva un selfie. Nuda. Che figura di merda. Sul momento ho perso il controllo e faccio per prendere il telefono, insomma. Porca. Che figuraccia meschina. Nuovi modi di tradire. Ma poi chiuditi modi? A chiave. Lei ha attaccato me dicendomi che sarebbe stata un'intromissione nella privacy. Ah, non puoi toccare il mio cellulare, il nostro rapporto, la fiducia, sai? Sì, le cazzate che dicono tutti. Le argomentazioni di Linda, però, non convincono Fabrizio, che controlla immediatamente le chat della fidanzata. A chi stava mandando un video di lei nuda? L'aveva inviato a me. A me. Come ha fatto allora, in un frangente di secondo a inviare il messaggio alla fidanzata e cancellare quell'altra chat o archiviarla? Assurdo, una velocità estrema. Si vede che è molto esperta in tradimenti. Hai capito che genio che è? E che tempismo che ha avuto? E io in quel momento mi sono anche sentito in colpa per non averle creduto, per aver dubitato di lei. Poveri, no. Dai, no, povero, poveri. Ma così mi fa proprio pena. No, poverino. A Linda, quindi, non resta che trovare una soluzione e un nuovo luogo in cui incontrarsi. Ma questa è scema. Perché? Scende il fidanzato e la vede, la becca così, ma è stupida. Beh, perché dovrebbe scendere? C'è la quarantena. L'emergenza, deve andare a comprarsi... Vabbè, ho capito. I giochi per il... A quel punto lo nasconde sotto la macchina e dice, ma io mi ero preparata nuda per te. Capito? Fabrizio. Linda a questo punto mi ha proposto l'alternativa, che era di incontrarsi nel suo garage. Non voleva dire incontrarsi, secondo me voleva dire qualcos'altro. Il cambio nella schiena è stata la ciliegina sulla torta. Mi sono arrabbiato perché ero stufo di doverlo fare così come un ladro, di dovermi nascondere. Parte che ma tesoro, è fidanzata in teoria, cioè. Dovresti nasconderti non perché esatto. Lo fai in un garage, ma perché stai facendo quello che stai facendo con un'altra ragazza fidanzata. Si era precipitata in bagno, in fretta e in furia, si era preparata per questa call e ho visto per te i suoi vestiti. Attenzione perché qua noterà qualcosa. Ed erano ancora profumati, non aveva corso. E quindi? E come quindi? Cioè io pure sudo pochissimo, eh. Non c'entra niente. Ma se corri sudi, se fai finta non sudi. Ho pensato che mi stesse nascondendo qualcosa. Cioè ci hai messo un po', però per capirlo. Sono andato subito da lei e ho cominciato a urlare. In videochiamata? Mi ha detto che quel giorno non si era sentita molto bene, quindi invece di correre aveva solo camminato. Grande, negare fino all'ultimo. Ma perché non lo lascia? Ma infatti perché non lasciarlo? Perché non lo lascia? Ha iniziato a dirmi di avere dei problemi rispetto a questo lockdown, di non sentirsi a suo agio praticamente con nulla. E lui poverino ci ha creduto. No. È il 4 maggio, anche per Linda è il momento di tornare alla normalità. Che però non comprende la presenza di Pierluigi. Brava! Brava cosa, Mirko? Ha cornificato il ragazzo? Vabbè, ma parzialmente, perché poi non ha più continuato... Oddio, mancano 10 minuti. Ah, quindi se io facessi una cosa così ti va bene? No, sei parzialmente zoccola se lo fai, ma non del tutto. Sto scherzando, Alicia. Il fatto che adesso tornassi al lavoro, io tornavo a avere casa per me, tornavamo alla nostra routine di prima. Io sono sincero, avevo avuto molta paura che potessimo lasciarci, come in molte altre coppie durante il lockdown. Questo l'ho notato. L'unico che ci ha perso in tutta questa faccenda sono stato io. Ma cosa hai perso, imbecille? Cosa hai perso? Perché io montavo attrezzature musicali per i concerti non ce n'erano ancora, per cui ho continuato a fare il rider. Per di più stavo malissimo perché ovviamente Linda non la stavo più vedendo e la cosa mi pesava. Pierluigi continuava a scrivermi. Alla fine ho risposto a un suo messaggio e lui mi stava praticamente chiedendo di poter passare insieme un'ultima notte. Quindi praticamente si devono vedere per un'altra... giusto? Sì, l'ultima. Cioè, vabbè, sempre l'ultima dicono. Vado per aprire l'app delle serie TV e trovo un'app musicale. Il profilo era condiviso con un certo Pierluigi Music Grammar. Cercando il suo profilo su altri social l'ho riconosciuto. Era il fattorino. Era il maledetto fattorino delle pizze. Non ci credo, non ci credo. Oh Gesù. Non ci credo mai nella vita. Chiamo in ufficio. In ufficio cosa mi dicono? Che il viaggio in Slovenia era stato annullato. Oh! Lì ho capito tutto.
Vabbè, però è stato bravo, ha collegato tutte le prove. Ottimo detective. È certo che Linda stia passando con lui il weekend in cui ha finto di partire per la Slovenia. E ora deve solo scoprire dove abita Pierluigi e trovare i due amanti. E ammazzarlo di botte. Lui ha trovato il mio indirizzo sulla mia pagina social. Vabbè, si sei scemo. Sentiamo citofonare fortissimo ed era Fabrizio. Che figura di merda! Porca Eva! Ha detto con la sua donna, nudo. Che figura di merda! Ovviamente non ho risposto, l'ho letto con la sua donna, figa, nudo. Madonna mia, che figura. Oh, così imparano. Sentiamo bussare alla porta, gridare. Sai com'è? Scusa, ma la macchina non la vede la macchina? Magari l'ha messa in garage. Poi allora mi giro e comincio a prendere gli accalci da bicicletta. Bravo, hai fatto bene. Di lei non sapevo cosa pensare, la odiavo e la amavo insieme. Poverino, dai. No, mi fa pena. Probabilmente questo atteggiamento era solamente frutto di una forte frustrazione da lockdown. Io ero frustrato nel lockdown, ero triste. Io ho avuto la depressione lei nel lockdown. Lei è stata depressa, però, ma penso, mi hai tradito. Fagiolina ad altri. No, neanche no, io. Mirko, non ti ho tradito. L'avresti notato se ti avessi tradito. Che ne so. Poi tu, posso dire senza offesa, sei un po' più sveglio di questo. No, vabbè, però. Dai, su. Cioè, veramente, il fatto di dare la colpa alla frustrazione del lockdown per giustificare un tradimento. Ma a parte che se eri così frustrata, se volevi veramente metterti con qualcun altro, potevi lasciarlo il esatto, tuo ragazzo. Esatto, potevi lasciarlo. Non c'è nessuna... succede ogni giorno che uno lasci, no? Ho visto gettare dalla finestra tutte le mie valigie con tutti i miei vestiti. Non mi sarei mai aspettata da Fabrizio. Ma come non se lo sarebbe mai aspettato? L'hai tradito, l'hai umiliato. Io mi sono sentita troppo male per restare. Scusa, come ma, tu ma, ti sei sentita troppo... Ma in che casa soggiornano questi? Sul centro? Linda ha fatto finire il trasloco alla sorella e adesso vive in un residence e non è pronta a mettere radici. L'ho notato. Fabrizio ha cambiato pizzeria da cui fare gli ordini. Ha cambiato pizzeria. Pierluigi continua a fare il rider. Sì, con un'altra bici però, perché quella è sfasciata. No, l'ha aggiustata, 300 euro. Ragazzi, allora, il video finisce qua. Io non so se sono d'accordo a continuare questa serie perché mi innervosisco inutilmente, sì. Non mi piace, mi dà fastidio. Sempre in particolare vi piace qualche serie che c'è su Discovery Plus, ditecelo nei commenti. Esatto. E noi reagiremo, anche se a Mirko non piaceranno. Esatto, a me non piace niente, solo La Caserma mi piaceva un pochettino. Che ad Alice non è stata chiamata. No, basta. Sei triste? Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un commento e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi! Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa dai che sei capace? La coppia che scoppia! Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Le giornate la coppia che scoppia, sono come noi, la vita di coppia vissuta dai eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.